Buonasera e bentornati a una nuova edizione di TG Chrome in apertura. La sicurezza sugli autobus. Conducenti e viaggiatori hanno paure, chiedono maggiori controlli e la presenza di vigilantes. Sentiamo il servizio di Mauro Faverzani. Parlare di sicurezza sui bus è pleonastico perché semplicemente quella non c'è. E di 27 nuovi controllori in arrivo, non appena terminato il corso di formazione, servono e come per dar manforte ai 28 già in servizio. Non solo per scovare i portoghesi, che pure ci sono però, e numerosi, ma perché sui mezzi c'è paura. C'è proprio un problema anche di sicurezza personale, tanto è vero che secondo me, io l'avevo già suggerito anni fa, come in alcune città, io dico che a volte anche una guardia giurata a bordo su quelle che sono le linee più calde non credo che siano soldi spesi inutilmente. Altra opzione anche importante che però non è stata messa in campo, secondo me, era anche quello di avere delle telecamere che registrassero a bordo. Purtroppo nel corso di questi anni, non avendo fatto i controlli come dovevano essere ogni giorno, come dovevano essere fatti, purtroppo ci si è ritrovati che i portoghesi sono aumentati sempre via di più. La maleducazione a bordo è salita sempre di più, se la prendono a volte, ci sono anche delle baby gang che quando salgono a bordo non solo continuano a restare su delle ore perennemente sulle linee, ma poi prendono anche in giro magari anche gli utenti normali che salgono a bordo dei nostri mezzi. Generalmente andiamo dall'età dai 16 ai 20. Quali le linee più calde? Le zone più calde, diciamo che l'autostazione principalmente, dove si può vedere di tutto. Poi a livello di linee, quelle più calde sono la L che è Cambonino-Zeist, la linea C, che anche questa qua comunque fa il Cambonino e Centro, la linea H, che è quella che fa San Felice. Come risolvere il problema? Quindi bisogna proprio intervenire, ma intervenire seriamente, ponendo rimedio, ma non solo, anche, dicevamo, anche dal punto di vista economico, poi proprio per una questione proprio puramente di sicurezza. Purtroppo il problema che notiamo, che viene purtroppo e in gran parte soprattutto quando si parla di cittadini extracomunitari, senza non voler essere razzismo, perché assolutamente il razzismo non è da me, però purtroppo vediamo in modo reale che quando effettuiamo i controlli c'è sempre una maleducazione di questi tipi di persone anche che continuano a girare, che sono anche pregiudicate, alcuni che hanno creato dei danneggiamenti a KM e tutti i giorni continuano a girare indisturbatamente a bordo dei nostri mezzi. Galleria 25 aprile, nuove aperture in vista, tutte legate al cibo e allo street food. Ecco chi aprirà i battenti. Nuovi segni di vita in Galleria 25 aprile. La struttura nel cuore di Cremona vive da qualche anno un'esistenza a corrente alternata, tra chiusure e riaperture di negozi. Non ha mai saputo superare la crisi che qui ha colpito duro il commercio, complici anche affitti non propriamente abbordabili. Ed ora ecco accendersi nuove luci che puntano ad un rilancio nel settore dello street food, nel quale la galleria sembra ormai essere orientata. Ad alzare le saracinesche, ecco Chips House, la catena italiana che vende patatine fritte in tutte le salse e che ha occupato il vano commerciale al centro dell'edificio. Poco più in là, nei locali rimasti a lungo vuoti dopo la chiusura dell'ultimo negozio di abbigliamento Esprit, ecco che tra qualche settimana aprirà i battenti una pizzeria, il re delle due Sicilie. Sicuramente buoni segnali tra negozi che attendono ancora di essere affittati in un ambiente pensato come il Salotto Buono di Cremona, del quale si era addirittura pensato ad una riqualificazione che lo avrebbe trasformato in una galleria completamente chiusa da enormi vetrate, ma che invece vive ancora un declino e forse una crisi di identità. Rigenerazione urbana, pronto il nuovo progetto del comune, ma non ci saranno le onde blu né tantomeno scritte cubitali. Vediamo. Se qualcuno si attendeva effetti speciali, questa volta rimarrà deluso. Nessuna striscia colorata sull'asfalto, nessuna scritta 3D dietro al Duomo. Il progetto di rigenerazione urbana alla quale il Comune sta lavorando sarà la fotocopia di quella andata in scena l'anno scorso, con qualche accorgimento. Mandate in soffitta, anzi stipate nelle serre comunali, le contestate lettere cubitali di Largo Boccaccino e le latte di vernice utilizzate per le onde blu di Corso Garibaldi, l'amministrazione ha deciso di presentare un prospetto con un arredo urbano fatto da installazioni temporanee e sistemate nei soliti punti strategici del centro, con nuove fioriere e isole di relax dove sedersi e assistere ad uno dei tanti spettacoli e concerti presenti nel programma, che verrà sottoposto lunedì prossimo alla Commissione Commercio e Cultura. In quell'occasione verrà svelato nel dettaglio l'intero progetto che dovrà accompagnare la lunga estate calda dei cremonesi, forse questa volta senza polemiche.
Comune Alpini per pulire i muri dalle scritte. La Giunta ha approvato la bozza di accordo che sarà sottoscritto a giorni. Dal monitoraggio effettuato è emerso che diversi edifici appartenenti al patrimonio immobiliare comunale del centro storico sono stati deturpati dai graffiti. Attraverso il censimento si è così potuto procedere ad una valutazione complessiva della consistenza dei danni e conseguentemente alla stesura di un primo programma di possibili interventi. Le superfici interessate sono molteplici e disomogenee, questo rende alquanto difficoltose e costose le operazioni di ripristino. Da qui la decisione di arrivare a un accordo con le penne nere. Siamo alle notizie dall'Italia. 6 arresti tra Lecco e Varese contro il terrorismo jihadista in un'operazione congiunta Ross-Digos. Tra questi una coppia residenti nella provincia di Lecco che voleva partire per la Jihad nei territori di guerra siro-iracheni, portando con sé i 2 figli di 2 e 4 anni affidati ora ai nonni paterni. Arrestato anche un marocchino di 23 anni, fratello di un foreign fighter che sarebbe morto in Siria. Alcuni degli arrestati parlavano tra loro di possibili attentati terroristici con una particolare attenzione a Roma. Elezioni amministrative nella capitale, passo indietro di Guido Bertolaso e contestuale sostegno di Forza Italia ad Alfio Marchini. La decisione è arrivata oggi con una nota del leader Silvio Berlusconi che parla di una scelta non nuova. Marchini ha scritto: Berlusconi era stata la nostra prima opzione ed era caduta per i veti posti da un alleato della coalizione. È stato arrestato e trasferito in carcere al Don Bosco il compagno della madre della bambina di 3 anni morta in casa ieri sera a Calambrone, frazione balneare di Pisa. L'uomo, serbo di 33 anni, già segnalato per furto, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti sia della piccola, sul corpo della quale erano presenti evidenti chimosi e tumefazioni, sia di sua madre. Siamo alle notizie dal mondo. In Europa tiene banco la questione austriaca e la decisione di chiudere il Brennero. Sulla situazione è intervenuta la Commissione europea, che segue tutti gli sviluppi e le azioni che vanno contro la tabella di marcia per tornare al normale funzionamento di Schengen, in questo caso con grave preoccupazione. Lo ha affermato Mina Andreeva, portavoce della Commissione stessa. Si valuterà qualsiasi misura decisa o annunciata dal governo austriaco secondo i criteri di necessità e proporzionalità, ha specificato ancora la portavoce. Voce. Il presidente Juncker discuterà della questione col premier Renzi a Roma giovedì. È di oltre 30 civili uccisi, tra cui donne e bambini, il bilancio provvisorio del raid governativi siriani su un ospedale ad Aleppo gestito dai Medici Senza Frontiere. Lo riferisce l'Aleppo Media Center, una piattaforma di giornalisti e fotoreporter dei quartieri della città da 6 giorni sotto il fuoco di bombe del regime di Damasco. Le fonti affermano che il raid ha colpito anche abitazioni nel quartiere di Succari, dove sorgeva l'ospedale Al-Quds. Il bilancio è destinato a salire, affermano le fonti, a causa dell'alto numero di civili gravemente feriti. Siamo alle notizie sportive. Finale di Champions come il Super Bowl. La cantautrice Alicia Keys infatti si esibirà durante la cerimonia inaugurale nella finale di UEFA Champions League, in programma il mese prossimo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La finale verrà trasmessa in 220 paesi e l'audience è stimata di 180 milioni di persone, un dato che la rende l'evento sportivo più atteso dell'anno a livello mondiale. E intanto l'Atletico Madrid ha battuto 1-0 il Bayern Monaco nell'andata delle semifinali. La partita di ritorno è in programma il 3 maggio. Passiamo allo sport locale, parliamo di basket. Sabato pomeriggio nella sala quadri di Palazzo Comunale a Cremona si terrà la conferenza stampa di presentazione dei play-off di Serie A di basket che la Vanoli affronterà quest'anno per la prima volta nella propria storia. Questa per noi era l'ultima notizia, se volete ci vediamo domani.